reduce dalla sconfitta con il Mantova per 4-2. Lentigione ospite il Fanfulla, 7 punti in classifica per la squadra allenata da Andrea Ciceri. Dovrebbe essere tutto pronto per l'inizio di questa gara. Abbiamo già visto la disposizione del Fanfulla, che dovrebbe mettere 4 uomini in difesa. Comunque saremo più precisi nella descrizione dell'azione, mentre vediamo c'è subito un pallone che è terminato in fallo laterale. Sembra quasi un 3-5-2, come mi segnala Mara Benchini della Gazzetta di Reggio, che interverrà nella nostra telecronaca. Scatta Barranca, riesce a saltare netto Aprile, ancora il traversone al centro, arriva Bernasconi, la conclusione è sulla linea, salvato il pallone dal Rabimi, ma è gol Bernasconi, nonostante il tocco da parte del giocatore Aprile. Vediamo che l'arbitro va anche ad ammonire Laribi, che era stato il giocatore che aveva salvato, ma non del tutto, il pallone che aveva varcato la linea di porta, e quindi il vantaggio di Bernasconi dopo 3 minuti di gioco. Ma il pallone è ugualmente giocato da Tamagnini per Bernasconi, il suo tiro, e il pallone viene deviato in calcio d'angolo dal portiere Cizza. Calcio di punizione con il suo numero 7 Palmieri. Attenzione in area, ed è Brognoli, e c'è il pareggio del Fanfulla, pescato in area Brognoli, naturalmente si è fatto trovare libero, diagonale che non dà scampo proprio al 47esimo, il pareggio in estremis da parte del Fanfulla. Questa volta la retroguardia del Lentigione si è lasciata sorprendere, cosa che non era mai successa nel corso di tutto il primo tempo. Pronti a scattare, a sfruttare un rilancio lungo, fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo, il lungo lancio a cercare Bertelli, il pallone termina in fallo laterale. Parata da parte di Rossi su questa conclusione al terzo minuto. Parisi giocherà a centrocampo, vediamo che anche Tamagnini è in posizione di centrocampista. Attenzione a questo scatto del sotto Radaelli, chiude Zagnoni, c'è Silla, attenzione il pallone per Catta, l'apertura e per la parata da parte del portiere sul tiro di Palmieri al nono minuto. Recupera ancora Silla, si gioca, l'apertura è di Laribi, lo scatto è di Radaelli, deve chiudere Castelluzzo, attenzione Radaelli però fallisce il primo aggancio, pallone ancora al centro, attenzione la palla che viene sul piede di Silla, la grande parata del portiere Rossi. Buali che sfugge a Rossi e può quindi involarsi verso la tre quarti avversaria, sulla destra c'è Bernasconi, viene servito, entra in area ancora Bernasconi, pallone dato e c'è il gol di Piccinini a coronamento di una grande prestazione, il gol del vantaggio è di Piccinini sull'ottimo servizio di Bernasconi al 18esimo, gol del Lentigione nell'azione da manuale, l'apertura su Bernasconi che penetra in area dopo il servizio di Boilly, e dalla parte opposta Piccinini ha guadagnato la posizione ottimale per la conclusione, e si prosegue con la rimessa effettuata da Castelluzzo per Piccinini che cerca il velo, il tiro, la parata da parte del portiere, il tiro di Parisi, pallone sul destro, il suo traversone, il tocco e c'è il gol da parte di Catta. Pareggio del Fanfulla che ha intensificato i suoi attacchi e naturalmente è arrivato al gol di Catta per il 2-2. Detenzione per Arodi, apertura per Catta mentre c'era Daelli, attenzione ancora Catta, apertura ancora per Silla, entra in area, pallone sul destro, il suo tiro e c'è la deviazione in gol da parte di Radaelli, il 3-2 al 48esimo, come era successo nel primo tempo, in pieno recupero il gol da parte di Radaelli, se non andiamo errati, proprio piazzato sulla porta dopo il tiro di Silla. Calini ancora Sanà, cerca l'azione isolata, il suo traversone e la deviazione da parte di Pascali direttamente in, ma c'è il triplice fischio. Finisce quindi questa gara con la vittoria del Fanfulla per 3-2 sul Lentigione.